Dopo due sconfitte consecutive contro Lazio e Sampdoria, la primavera del Napoli affronta in casa il Brescia. Per Zerbin è il primo appuntamento in maglia azzurra. Leandrigno assapora il debutto casalingo dopo lo spezzone di gara disputato in una trasferta di Genova. In tribuna ad osservarli c'è Giuseppe Pompilio, braccio destro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il Brescia, ultimo in classifica dopo la sconfitta odierna, ha un gruppo molto giovane. Nella formazione titolare 10 i classe 99 ed addirittura un 2001, il centravanti albanese Ibrahimi. È subito il Napoli ad essere pericoloso. Al settimo Gaetano intercetta un passaggio errato di Zanotti e si invola verso la porta avversaria. All'assist per Liguori preferisce la soluzione personale, ma è Festa a dirgli di no in uscita. Al quindicesimo si vede il Brescia. Venturelli trova Pellegrini sul secondo palo, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al diciannovesimo il Napoli torna a cercare il gol del vantaggio. Lo fa con un'azione ben orchestrata. Lancio di Acunzo, scarico di sinistro di Liguori per De Simone, la cui conclusione però termina abbondantemente a lato. Gli azzurrini passano al ventesimo. Lancio di Granata per il taglio di Liguori, che di sinistro anticipa l'uscita di Festa e porta il Napoli sull'1-0, siglando il suo undicesimo gol stagionale. Al 39esimo i ragazzi di Saurini ripropongono un'azione costruita in velocità. Liguori scarica la sfera a Schiavi, cross per Gaetano che in acrobazia va vicino al gol. La sua mezza rovesciata termina di poco a lato. Nella ripresa la musica non cambia, il Napoli fa la partita, il Brescia non riesce mai a rendersi pericoloso. Al 48esimo gli azzurrini vanno vicini al raddoppio sugli sviluppi di una palla inattiva. Calcio d'angolo di Acunzo, stacca Esposito nell'area piccola. Il pallone termina alto sopra la traversa. Al 53esimo il Napoli va sul 2-0. Schiavi va in progressione sulla destra, entra in area di rigore e subisce un contatto con Venturelli. L'arbitro Boggi sembra intenzionato ad ammonirlo per simulazione, ma l'assistente gli suggerisce che è calcio di rigore. Dal dischetto va Granata, Festa intuisce l'angolo, ma il pallone si insacca alle sue spalle. Al 58esimo Leandrigno calca per la prima volta il terreno di gioco del centro sportivo di Sant'Antimo, gli fa spazio Gaetano. 6 minuti dopo arriva anche il momento dell'esordio di Zerbin, che sostituisce Russo. Al 65esimo il primo spunto del brasiliano ex Ponci Preta. Leandrinho raccoglie palla sulla tre quarti, avanza palla al piede e fa partire una conclusione respinta da Festa. Al 78esimo la sfida tra il centravanti azzurro e il portiere del Brescia continua. Leandrinho ubriaca con un gioco di gambe Zanotti e prova a battere Festa, che anche stavolta soppone. Un minuto dopo si rende protagonista Zerbin, che si avventa su un retropassaggio di Torri. Non riesce a superare con un pallonetto Festa, che lo atterra. Così Boggi fischia il secondo rigore del match per il Napoli. Stavolta dal dischetto va Liguori. Festa indovina l'angolo e respinge il tiro. È il secondo penalty sbagliato dal Napoli contro il Brescia. All'andata al 92esimo, Negro si fece ipnotizzare da Festa e sprecò dal dischetto la palla del 2-2. All'84esimo, lancio dalle retrovie. Acunzo controlla la sfera e serve Leandrigno, che va ancora al tiro. Stavolta la conclusione è debole e centrale, e Festa blocca il pallone senza particolari problemi. L'ultimo atto della sfida con Festa si consuma al 92esimo. Interessante la triangolazione Liguori-Zerbin-Leandrigno. Festa soppone di piede alla conclusione del brasiliano. Finisce 2-0 al centro sportivo di Sant'Antimo. Il Napoli si porta a meno 2 dal Milan al quinto posto e guarda con fiducia al futuro, a partire dal match di sabato prossimo sul campo del Latina.